Valentina Minosi, funzionario architetto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e lavoro presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano. Sono Luca Conticini, funzionario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sono Gianluca Corda e da 6 anni svolgo l'incarico di dirigente scolastico in un istituto di istruzione superiore in Sardegna. Ho scelto questo master perché sentivo l'esigenza di rafforzare le mie competenze nell'amministrazione pubblica e perché ho potuto sperimentare in passato il valore formativo delle attività dell'Università Cattolica. Ho scelto di frequentare questo master perché offre un'ampia gamma di contenuti, in particolare rivolti all'organizzazione e all'innovazione della pubblica amministrazione. Volevo ampliare la mia formazione, che è prettamente tecnica, attraverso l'acquisizione di strumenti che mi permettessero di poter leggere i processi in atto nell'ambito della pubblica amministrazione. I punti di forza di questo master sono un equilibrio perfetto tra formazione a distanza e formazione in aula, il fatto di affrontare quelli che sono i principali contenuti della vita dell'amministrazione pubblica. L'ampia gamma di tematiche che vengono affrontate e che forniscono una visione completa dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Sono rappresentati al di là delle modalità formative dalla capacità di offrire competenze non solo di carattere tecnico ma anche di carattere culturale, in grado di poter leggere quelli che sono i processi in atto di trasformazione e di cambiamento della pubblica amministrazione. Spero attraverso il master di poter acquisire ulteriori competenze per vivere la vita di dirigente pubblico in un momento di grandi cambiamenti e per aprire scenari futuri nell'amministrazione della scuola o in altre pubbliche amministrazioni. Credo che per il futuro la frequenza di questo master possa veramente essere per me utile per la mia amministrazione, per il contributo che potrò dare nell'ambito dei processi e dei cambiamenti che necessariamente la pubblica amministrazione dovrà attuare nei prossimi anni per essere sempre più efficace ed efficiente. Gli scenari futuri che offre questo master, oltre quelli dal punto di vista della professionalità individuale, sono più etici, nel senso che la pubblica amministrazione può davvero cambiare se i dipendenti della pubblica amministrazione cambiano e quindi anche se io cambio.